poi facciamo un recapino su quello che abbiamo sbloccato. Saren. Saren. Nilus. Questa non è la tua missione. Cosa ci fai qui? Il consiglio ha pensato che un aiuto ti avrebbe fatto comodo. Non mi aspettavo di trovare dei get da queste parti. La situazione è critica. Tranquillo. Ho tutto sotto controllo. Allora, forse in realtà qua conviene prima andare a vedere un attimo l'inventario. Quindi, andiamo a vedere la nostra pistola, quella lì, valutazione, precisione, fa cagare, per quanto sia... Vabbè, la pistola ce ne frega poco. Quest'altra pure niente di che, mentre per quanto riguarda... Vabbè, facciamo prima noi tutto, controlliamo... Non so se abbiamo qualche altro potenziamento particolare, no? Colpi antiuomo solo. Andiamo prima lanciagranate. Amplificatore biotico. Allora, protezione tecnobiotica idra 2, protezione biotica praticamente nulla. Mentre questo fucile valutazione precisione fa cagare pure questo. E qui torniamo anche a queste che sono un po' così. Vabbè, lascerai stare. Vediamo questo se ti può far comodo qualcosa. Protezione biotica 0. Però questo comunque, quella che c'ha protezione danni e scudi, fa cagare quella che c'ha lui adesso. Quindi, ah, non la può mettere perché questa è pesante. Come non detto, buon uomo. Questo fa più danno e meno preciso. Vabbè, a lui glielo diamo questo. Questo no, va bene. Pistola, insomma, è una manicata de robe fatte male. Stessa cosa pure per lei. Giusto lei se può mettere la Gladiator, corazza media, umano. Protegge un po' di più, come detto, meno pericolosi biotici, ma... Grazie, Isaid, grazie per i 4. Questa gliela mettiamo. Questo è esattamente identico. Va bene. Allora, le altre in realtà le potremmo anche smantellare, che recuperiamo un po' di Omnigel. Tanto è inutile che ci riempiamo di roba inutile. Questo è quello che abbiamo tolto al tipo. Ok. E va bene. Magari mi metto un attimo il cecchinazzo. Senti anche i sound di gioco, e sono molto prepotenti. Aspetta. Senta, attenzione. Allora, decrittazione semplice. Violo utilizzando... No, avviamo, vediamo se ce la facciamo. Ok. Calma là fuori, stiamo uscendo, siamo disarmati. Siamo al sicuro? Se ne sono andati? Nessuno muova un muscolo. Prima dovete identificarvi. Sei vero, un giusto. Bravo Cole, ti avevo detto che dovevamo stare nascosti. Calmatevi, siamo dalla vostra parte. Siamo dei semplici contadini. Eravamo nascosti qui da quando è atterrata quella nave. Lascia fare. Dimmi tutto quello che ricordi dell'attacco. Noi tre stavamo lavorando nei campi quando è comparsa quella nave. Siamo fuggiti non appena l'abbiamo vista. Non so cosa sia successo agli altri. Erano vicino al garage, nei pressi dello spazioporto, proprio dove è atterrata quella nave. Saranno morti tutti. Non puoi saperlo. Noi ce l'abbiamo fatta. Se sono entrati nel garage, forse sono riusciti a sopravvivere.
Sai qualcosa su quella sonda Protean che è stata scoperta? Noi siamo solo contadini. Ne avevamo sentito parlare, allora, ma non ci eravamo interessati più di tanto. Vabbè. Ora ci importa come, però. Cos'altro puoi dirmi sulla nave che hai visto? In quei momenti ho pensato solo a correre. Non l'ho vista bene. Credo fosse atterrata vicino allo spazioporto. Digli del rumore, Cole! Quel rumore tremendo! Facevo uno strano rumore mentre atterrava. Come se qualcuno stesse urlando dall'oltretomba. Ottimo. Ce lo sentivamo dentro la testa. Forse serviva a interrompere tutte le comunicazioni. Non lo so, ma era un suono che ti perforava il cranio. Ti impediva quasi di pensare. Vabbè, devo andare. Ehi, Cole, noi siamo solo dei contadini, ma loro sono soldati. Forse dovremmo dargli la roba. Maledizione, Blake. Quando imparerai a startene zitto? Mi stai forse nascondendo qualcosa? Dei tizi avevano un giro di contrabbando allo spazioporto. Niente di che. No, il doppiatore è lo stesso. In cambio di una piccola percentuale, gli lasciavamo tenere la roba nelle nostre rimesse. Bastardo egoista. Non sei venuto qui per salvarti il culo, ma per vedere cosa c'era in quei pacchi. No, non è così. È solo che sapevo che qui dentro c'era della roba. Magari ci sarebbe stata utile. Ho trovato una pistola. Credevo che mi sarebbe servita se quelle cose fossero tornate. Ma forse a voi servirà di più. Vedete, qua poi ci sono delle cose in più. Blu aumenta l'aspetto buono, diciamo. Questo, quello di rinnegato. Te lo dirò una volta sola. Pensaci bene prima di mentirmi di nuovo. Sei sicuro di avere solo questa misera pistola? Questo perché abbiamo sbloccato già... Abbiamo già livellato quelli, se no forse non ce la dava. Avrei anche questo mod. Ce l'avevo in tasca. Puoi prendere anche questo se vuoi. Non ho altro, davvero. Chi è il tuo contatto allo spazioporto, Cole? Come si chiama? È un bravo ragazzo. Non voglio lanciarlo nei guai. E poi non faccio la spia. Preferisci essere una spia o un cadavere? Dai. Powell. Si chiama Powell. I ladri non hanno onore. Non so altro, lo giuro. Ora cerchiamo di darci tutti una calmata, va bene? Vabbè, questo già l'abbiamo visto. Devo andare. Buona fortuna. Grazie. Rinnegato più 4 ci ha dato una pistola Stinger 2, mod arma sensore. Prendiamo tutto e in realtà... Oh, scusa, ho sbagliato tasto, però voi state comunque attenti lì. Vediamo... La pistola, vedi che buona. Vai con la Stinger. Equipaggiala. E la mod che ci ha sbloccato dobbiamo vedere per... perché cos'era, per dire? Perforanti. Pazza, no? Che cazzo di mod ci ha dato? Potenziamento granate mi sembra strano. Colpi anti-uomo. Ok, va bene. Ci sta. Oddio, facciamo pure una salvatina perché non so se salva anche in automatico, quindi... Nel mentre. Posso comunque entrare? Magari qualcos'altro lo recuperiamo lo stesso. Elettronica, abilità insufficiente. Maledizione. Vabbè. Proseguiamo qua e vediamo. Possiamo indagare lì dove c'è Nilus. Altre cose possiamo recuperarle. Non credo ci sia nient'altro. E... Aspetta, come vado da Nilus? Scalinate, eh? Scalinata. Abbiamo... È Nilus. Abbiamo sentito lo sparo, quindi... Aspetta, prima di andare da Nilus... Scusa, eh. Colpi radioattivi, attenzione. Magari se non ci diamo fuoco... Si è mosso qualcosa, dietro quelle casse. Aspettate, non sparate, sono dei vostri, sono umano. Sei stato bravo a nasconderti dietro quelle casse durante la battaglia. Ci hai davvero aiutati. Grazie mille. Cattivi, signori, cattivi. Io? Ma io sono un semplice portuale. Non sono neanche armato. Powell. Mi chiamo Powell. Ho visto cosa è successo col Turian. L'altro Turian gli ha sparato.
di che diavolo stai parlando? C'erano due Turian, il tuo amico e un altro che aveva chiamato Saren. Credo che si conoscessero. Poi il tuo amico si è come calmato. Ha abbassato la guardia e Saren lo ha ucciso. Gli ha sparato alle spalle. Io ero nascosto dietro le casse, per fortuna non si è accorto di me. Abbiamo saputo che una sonda Protean è stata trasportata allo spazioporto. Tu ne sai qualcosa? È sull'altra piattaforma, proprio dove è andato quel Saren. È salito sul treno subito dopo aver ucciso il tuo amico. Sapevo che quella sonda avrebbe fatto casino. Dopo la sua scoperta è andato tutto a puttane. Prima quella nave madre che compare dal nulla, poi l'attacco. Hanno ucciso tutti. Tutti! Se non mi fossi nascosto dietro le casse, sarei morto anch'io. Tu sei il contatto di Cole qui alla banchina, per il giro del contrabbando. Cosa? No! Voglio dire, ormai che importanza ha? D'accordo, sono un contrabbandiere, e allora? Il mio supervisore è morto. Tutti gli altri sono morti. Ora che importanza ha? Hai nascosto qualcosa che potremmo utilizzare contro i Geth? La scorsa settimana è arrivato un carico di granate. Non ci fa caso nessuno se manca qualcosa dalle spedizioni militari. Vabbè. Razza di farabutto! Noi siamo qui a cercare di proteggerti e tu riesci solo a pensare a come fregarci! Non pensavo che vi servissero quelle granate. Chi mai attaccherebbe Eden Prime? Siamo solo un mucchio di contadini. Come facevo a saperlo? Subito, gatti. Dacci quelle granate, subito! Ecco, sono tutte vostre. La mia carriera di contrabbandiera è finita, lo giuro. Qui è già morta troppa gente. Se mi prendi per il culo, farei la stessa... Ok, d'accordo. Ho nascosto una cosa. Potrebbe valere una fortuna. Tecnologia sperimentale all'ultimo grido. Prendilo, tanto non mi serve. Non volevo fare del male a nessuno, davvero. Mi dispiace. Vabbè, vediamo se ci dice qualcosa in più, dai. È successo tutto in un attimo. La nave è atterrata e poco dopo quei Geth hanno invaso la piattaforma. Erano migliaia. Dovevano essere dentro la nave madre. Hanno sparato a qualsiasi cosa si muovesse. È stato un massacro. Come fai a essere l'unico superstite? Perché nessun altro si è nascosto insieme a te dietro le casse? Non ne hanno avuto il tempo. Quando l'attacco è iniziato, io ero già lì dietro. Già stava parato. Un momento. Eri nascosto dietro quelle casse prima dell'attacco dei Geth? A volte ho bisogno di un sonnellino per passare il turno, capisci? Di solito mi metto dietro le casse dove il supervisore non può beccarmi. Ma ne era morto. La pigrizia ti ha salvato la pelle! Hai mollato il lavoro per schiacciare un pisolino e poi sei rimasto a guardare mentre i Geth uccidevano tutti! Non ho neanche una pistola. Cosa dovevo fare? Uscire allo scoperto per farmi ammazzare? Non potevo salvarli. Nessuno poteva farlo. Siamo aggressivi, signore. Aggressivi. Sai dirmi qualcos'altro? Implacabili. L'avevano portata qui stamattina. L'abbiamo caricata sul treno e mandata all'altra piattaforma. Sembra impossibile che sia successo solo poche ore fa. Mi pare quasi un'altra vita. Dimmi di più su questa nave madre che hai visto. Oh, mai visto niente del genere in vita mia. Era enorme. È atterrata vicino a quella piattaforma facendo saltare tutto. Energia e comunicazioni. E emetteva uno strano rumore. Un suono che ti penetrava nel cervello. È stato proprio quello a svegliarmi. L'attacco si è scatenato pochi minuti dopo. Va bene. Dobbiamo trovare quella sonda prima che sia troppo tardi. Prendete il treno. L'altro Turian è andato proprio da quella parte. Io non posso restare qui. Devo andarmene lontano da tutto questo. Mega esplosivo, mod granata. E diario, area annegato più 2. Ok, calcolate ragazzi che il gioco è un GDR vecchio stile, bello prepotente. Quindi ci sarà molto da vedere, molto da fare. E soprattutto sarà... Io come detto non so se lo faremo tutto o meno, fin dove arriveremo, però è molto ma molto profondo come gioco, quindi bello bello. Poi ci si infognerà tantissimo, indipendentemente dal fatto se lo giochiamo, se ve lo recuperate voi, però
Allora, qua il mega esplosivo ce lo mettiamo. Però mi ha dato pure un'altra cosa. Solo quella mod. Qualche granata in più, giustamente. Va bene. C'è altra gente, ma dove? Qua sotto? Sì. Oh, la ruota dei poteri, signori. Seleziona un potere con L e premi A per usarlo. Aspetta, allora. Vedo una sega qua. Allora, noi, questi siamo noi. Abbiamo deformazione. E qui possiamo vedere anche le info. Danneggia tutti i nemici e gli oggetti circostanti, rendendo più vulnerabili ulteriori danni. E poi abbiamo lancio. Consente di lanciare gli oggetti e nemici usando un campo di forza. Vai con lancio. Vai. Calcolate che può... Oddio. Usa carneficina tu e tu usa... Sabotaggio. Ok. Perché poi giustamente dobbiamo far usare anche i poteri degli altri che ci danno una mano. Il fatto è che stiamo morendo malissimo. Ok. Grazie Tino, grazie per i 5. Non so se ti ho fatto, credo di... Allora, questo c'è una precisione del merda sto coso, quindi... Ah no, si deve ricaricare, vabbè. Porco due, non ho visto proprio la salute. Ma che rincoglionito. Ho sbagliato malissimo qui, siamo andati troppo a cazzo duro. Troppo di finezza ce la siamo presi. Poi non mi ero neanche coperto per niente, quindi vabbè. Allora, in realtà qua potrei usare... Ok, facciamo così. E... stanno sti biondi, se sono imboscati tutti. Allora, andiamo così. Allora, lancio non so se lo becca anche sì così. No, no, in realtà no. È una merda comunque, precisione sotto i piedi. Allora, momento che abbiamo livellato, quindi abbiamo 6 punti, attenzione. Ecco, la corazza non sarebbe manco male arrivati a sto punto, per quanto intimidazione è sempre intimidazione. Questi li livelliamo sempre, signori. Poi corazza pure, che fa un po' cagare al momento. 5, 8%. E questo rigenera il 30% dello scudo ogni secondo. Guarda, l'ha rinnegato come sale. Bella lì. Poi barriera non ce l'abbiamo ancora. Potenzia gli scudi con una barriera biotica che assorbe fino a 400 punti danno. Non blocca gli attacchi che trapassano gli scudi. Dura 10 secondi. Tempo di ricarica 60. Però la sblocchiamo, perché comunque ci sta. Riduce il 4% il tempo di ricarica delle abilità lancio, sollevamento, deformazione, singolarità, barriera e stasi. Aumenta la protezione biotica del 6%. E questo pure lo mettiamo. Vediamo questa, pistola e fucili d'assalto. Allora, direi...
1, 2 e addestramento assalto. Questo un po' di barriera così. Vabbè, che tanto siamo noi quelli che ci abbiano più badilate, però. No, siamo su Xbox Series X. Vabbè, andiamo col treno comunque. Si va, si va. Piazzate le cariche, eliminate l'intera colonia. Non lasciate tracce del nostro passaggio. È al momento livello molto i dialoghi, cioè intimidazione e fascino, perché sono cose molto molto utili. Vi danno più possibilità anche andando avanti con il gioco, quindi quelle le terrò sempre a cannone. Poi ovviamente la cattiveria, dai. Allora, piano piano. Cariche demolitrici. Devono averle piazzate in casa. Iniziamo a disinnescare. Presto. Dobbiamo trovarle tutte e disinnescarle subito. Allora, una abbiamo fatta, le altre stanno sopra, mi sa. Qua dobbiamo cercare di avvicinarci senza morire male eventualmente. Aspetta, una sta qua. Posso? Allora, aspetta che adesso noi possiamo usare la barriera su di noi e poi lancio su questo qui magari. Yeah. Se ne va. Seguitemi, biondi. Copritemi, mi raccomando. Bravi tutti. Guarda come si proteggono. Potenziamento scudo. E ma se muove? Non ho capito. Merda, sto morendo male. Ah, aspetta che ho finito pure i medikit qua. Ok, un attimo che... ho finito i medici, ti devo aspettare. Vai. Ti metto. Perché se ti bloccano la cura credo che... quale cattiveria. Allora, un'altra bombetta sta qua dietro. Piano piano. Guarda con che stile la disinnesca. No look. E... mi sparo un altro medikit, onestamente. Pistola, corazza media, Krogan, però. Ora. Le bombe mi sa che quelle che lanciavamo con... no, le due. Che è la torretta quella? Ah, no. E che c'era qua? Ah, questa, ok. Aspetta, però prima vediamo effettivamente se possiamo recuperare dell'altro. No, qua apri la cassa. Fucile. Il fucile un'occhiatina ce la darei. Attenzione con un... sulle mani per Giam 83 per le due sub giftate. Grazie Giam, grazie per le due sub
giftate, mi raccomando ragazzi, ringraziate il buon Juan. E noi intanto qui decrittiamo. Olè. Munizioni, colpi radioattivi 2 e colpi fasici 2. Ecco, questo non l'avevamo neanche ancora visto, tra l'altro. Quindi andiamo un attimino a vedere l'inventario. Prima di tutto vediamo il pompazza, non ci interessa più di tanto. Lo scimitar. Oddio, la precisione che fa un po' così. Però per carità, i danni. Tanto la precisione 66-69 va bene. Pialo questo va. Pistola, niente di che. Allora questa la puoi pure togliere, che tanto pure agli altri. Qua per il resto non abbiamo niente. Anche se, vabbè, questa poco di più. Allora, fucile d'assalto, noi al momento vediamo queste altre munizioni. Allora, queste, vabbè, fanno i danni ai sintetici. Invece dei colpi, le armi potenziate emettono dardi di particelle cariche in grado di oltrepassare le barriere cinetiche. Tuttavia, il genere di danno effettivo inflitto al bersaglio è inferiore a quello garantito dai colpi standard. Quindi, ok, le barriere, però poi... Quelli radioattivi sono trattati con una minuscola quantità di materiale radioattivo in grado di contaminare i bersagli. E poi abbiamo i perforanti. Radioattivi 1. Riduzione carica a meno 18. Allora, questi magari li mettiamo ad altre... Io mo c'avevo i perforanti 1 e li lascio. Magari quello lo potrei mettere alla pistola, giusto per, nel caso, se li dobbiamo distruggere lo scudo, magari. Ok. Mentre al pompazza, a sto punto, ci mettiamo quelli radioattivi. Proviamo un po' di cose differenti, almeno. A posto. Gli altri si attaccano al cazzo, dai. Per il momento non cambiamo gli altri. E io invece mi seleziono un attimo il pompazza pure per provarlo poi. Comunque. Possiamo tornare all'obiettivo. E indaghiamo. Normandy, la sonda è al sicuro. Fantastico. Richiedo l'evacuazione immediata. Ancora funzionante, incredibile. Non faceva così quando l'hanno portata alla luce. Qualcosa deve averla attivata. Ricevuto, Normandy. Resto in attesa. Si è sfondata la sonda. Abbiamo fatto il danno. Grazie Falco Luca, grazie per i 30. Abbiamo identificato la nave atterrata su Eden Prime. La matriarca. È la Normandy, una nave umana dell'Alleanza. La comandava il capitano Anderson. Sono riusciti a salvare la colonia. E la sonda? Uno degli umani potrebbe averla utilizzata. Senti la prepotenza di Saren. Essere eliminato. Dottoressa Chakwos, credo si stia svegliando.
Ci hai fatto stare in pensiero, Shepard. Come ti senti? Una favola. Solo un giramento di testa, niente di serio. Quanto sono stato KO? Quasi 15 ore. Onesto. Deve essere successo Pisolino. Qualcosa con la sonda, credo. È colpa mia. Devo aver attivato un sistema difensivo quando mi sono avvicinata. Dovevi togliermi di mezzo. Allora, sei stata imprudente, prima di tutto. Mi aspetto di meglio dai miei uomini, Williams. Mm. Hai messo a repentaglio l'intera missione. Non essere così duro con lei, comandante. Non sappiamo neanche se si è attivata per questo. E non lo scopriremo mai, purtroppo. La sonda è saltata in aria, forse per un sovraccarico dei sistemi. L'esplosione ti ha fatto perdere i sensi. Io e il tenente ti abbiamo riportato alla nave. Non credo ti sia saltato in mente che su Eden Prime ci sono delle strutture mediche. Sempre aggressivi, ascolta, eh. Questa infermeria è meglio di qualsiasi ospedale di Eden Prime. Fisicamente stai bene, ma ho rilevato delle strane attività cerebrali. Delle onde beta anomale. E ho anche notato una maggiore intensità della fase REM. In genere associata a sogni particolarmente vividi. Ho visto... Non so neanche io cosa ho visto. Morte, distruzione. Ma era tutto confuso. Dovrei aggiungere questo dettaglio nel rapporto, credo che... Oh, Capitano Anderson. Come sta il mio secondo in comando, dottoressa? Una favola. Tutti i valori sono nella norma. Il comandante si rimetterà presto. Ottime notizie. Shepard, devo parlarti. In privato. Agli ordini, capitano. Può trovarmi in mensa se ha bisogno di me. Ah, va pure a magna, signora, dice. Sti cazzi in ciumi. Sembra che quella sonda ti abbia messo al tappeto, comandante. Sicuro di stare bene? Allora, vabbè. Non parliamo mi piace di altro. Morire i miei uomini. Jenkins non è morto per colpa tua. Hai fatto un ottimo lavoro, Shepard. Il capo Williams non fa parte dell'equipaggio della Normandy. Ho pensato che un soldato come lei potrebbe tornarci utile. È stata riassegnata alla Normandy. Non la voglio sulla mia nave. Sono io il capitano di questa nave, comandante. Voglio Williams nel nostro equipaggio. Fine della storia. Vabbè. L'intelligence ha fallito, signore. Non sapevamo in che guaio ci stavamo cacciando. Ecco perché è andato tutto a rotoli. I Geth non uscivano dal velo da 2 secoli, comandante. Nessuno poteva prevedere tutto questo. Vabbè, però... Ha detto di volermi parlare in privato, capitano. Parliamoci chiaro, Shepard. La situazione è critica. Nihlus è morto. La sonda è andata distrutta. I Geth ci stanno invadendo. Il Consiglio vorrà delle risposte. Il Consiglio può andare al diavolo. Non mi lascerò incolpare per la perdita della sonda. Non ho fatto nulla di male. Sarò sempre pronto a sostenerti, Shepard. Sei un vero eroe per quanto mi riguarda. Ma non sono qui per questo. Voglio parlarti di Saren, l'altro Turian. Saren è uno spettro, uno dei migliori, una leggenda vivente. Ma se ora è dalla parte dei Geth, vuol dire che è un rinnegato. Uno spettro rinnegato è sinonimo di guai. Saren è pericoloso. E odia gli umani. Perché? Crede che ci stiamo espandendo troppo velocemente occupando la galassia. Molte specie aliene la pensano così, ma in gran parte restano a guardare. Ora Saren si è alleato con i Geth. Non so come o perché lo abbia fatto, ma sono sicuro che quella sonda c'entrasse qualcosa. Tu eri lì appena prima che la sonda si autodistruggesse. Hai visto qualcosa? Un indizio che possa indicarci cosa volesse Saren? Diciamo che non ne siamo proprio sicuri, eh? Appena prima di perdere conoscenza, ho avuto una specie di visione. Una visione? Che genere di visione? Vabbè, teniamoci sul medio. Ho visto dei sintetici. Forse Geth. Sterminavano della gente. Li massacravano. Dovremmo riferire tutto questo al Consiglio, Shepard. No. Mi prenderanno per pazzo. Shepard. Non sappiamo cosa ci fosse in quella sonda. Tecnologia Proteon? Istruzioni per costruire un'arma di distruzione di massa? Qualunque cosa fosse, ora ce l'ha Saren. Ma Saren lo conosco bene.
Conosco la sua reputazione, il suo modo d'agire. Crede che gli umani siano la rovina della galassia. Questo attacco è stato un atto di guerra. Ora possiede i segreti della sonda. Ha un esercito di Geth al suo comando. E non si fermerà finché non avrà eliminato l'umanità dalla faccia della galassia. Don't worry, che ci stiamo noi, no? Avrò un modo per farlo. Siamo qui apposta. Non è così facile. Saren è uno spettro. Può andare ovunque e fare qualsiasi cosa. Ecco perché ci serve l'appoggio del Consiglio. Vabbè, però comunque è un traditore. Dimostreremo che Saren è un traditore. Così il Consiglio gli revocherà lo status di spettro. Chiederò all'ambasciatore se può organizzarci un'udienza con il Consiglio. Vorrà vederci non appena raggiungiamo la cittadella. Stai fresco. Dovremmo quella. Essere arrivati. Vai sul ponte e di a Joker di farci attraccare. La cittadella pure c'è parecchio da spippolare, anche se... poi vedremo, insomma, perché... Posso farmi i fatti della Normandy? Qua già ci stiamo avvicinando. Calcolate che siamo ancora nella mega intro proprio, tutorial, inizio. Già adesso, in linea teorica, andando alla cittadella ci sarà un po' di cose interessanti che però potrebbero durare anche, non mi ricordo, ma probabilmente anche un'ora e passa, quindi mo vediamo, perché sono là c'è l'interessante. Che tu stia bene, quindi... comandante. L'equipaggio ha bisogno di buone notizie dopo quello che è successo a Jenkins. Quando viene estratto il tuo numero è finita. Questa volta è toccato a lui. Che pensiero terribile, comandante. Ma le tue parole non mi sorprendono. Sotto Orphan deve essere stato un inferno. Lascia fare. Ogni volta che uccidi qualcuno, la morte diventa più facile da accettare. Senza offesa, ma sono contenta che tu sia dalla nostra parte. Hai visto? Nomaccione come Shepard, come noi, cattivi. Ti senti bene? In passato ho già visto morire degli amici. Sono un marine, del resto. Ma vedere la mia unità mentre viene spazzata via... E non ci si abitua mai alla vista di civili trucidati. Ma le cose sarebbero andate ancora peggio senza il vostro intervento. Marine caduti, coloni massacrati, e alla fine non abbiamo ottenuto quella sonda. Hai salvato molte vite, comandante. Anche se è difficile rendersene conto, specialmente dopo la morte di Jenkins. Non ho bisogno di una spalla su cui piangere, Williams. Fa il tuo dovere e basta. Lo farò, signore. Lo so, signori. Siamo cattivi e brutali. E ci piace. Quindi, come detto, nel caso non vi perdete la prossima live, perché là penso che già ci sarà un... Sì, comandante? Dell'interessante. Chiediamo cosa. Perché presti servizio su una nave dell'Alleanza? Mi sono arruolata appena finiti gli studi. La Terra non mi ha mai stimolata, troppo sicura, troppo noiosa. Credevo che le colonie avessero uno stile di vita più avventuroso. Volevo esplorare nuovi sistemi, curare le ferite di giovani soldati dallo sguardo affascinante e l'animo gentile. Purtroppo, la Marina non si è rivelata romantica come speravo. Ma l'umanità ha bisogno dell'Alleanza se vogliamo espanderci nella fascia. E l'Alleanza ha sempre bisogno di buoni medici. Quindi sono rimasta in servizio per dare il mio contributo. Hai mai pensato di aver fatto la scelta sbagliata? A volte vorrei aprire un ambulatorio privato sulla Terra. Oppure farmi medici di famiglia. Uno di quei nuovi centri medici nelle colonie. Ma lavorare nella Marina è qualcosa di speciale. Se mi congedassi, mi sembrerebbe di aver tradito l'Alleanza. Cosa mi sai dire sul Capitano Anderson? Ho svolto molte missioni sotto il suo comando. Capisce quando è necessario lasciar correre e quando far schioccare la frusta. E l'equipaggio sa che è un soldato di grandissima esperienza, pronto a fare qualsiasi sacrificio per i suoi uomini. Antonio. Conosci bene il tenente? Prima di questa missione non avevo mai lavorato con lui. Ma il suo stato di servizio è impressionante. È stato decorato molte volte. Però è un tipo che resta sempre sulle sue. Forse a causa delle emicranie. Non è facile essere un L2. Cosa vuol dire precisamente? Beh, al giorno d'oggi quasi tutti i biotici usano impianti L3. Ma il tenente Alenko possiede ancora la vecchia configurazione L2. È un po' obsoleto. A volte sorgono complicazioni. Tipo? Per sapere. Che genere di complicazioni? Gravi menomazioni mentali, pazzie, disturbi fisici di vario tipo. L'elenco degli effetti collaterali è chilometrico.
Kaidan ha solo delle emicranie e può considerarsi fortunato. Sì, per il momento. Guarda, arrivederci, cara. Va meglio che... Arrivederci, comandante. Arrivederci, è stato un piacere. Sono felice di vedere che stai bene, comandante. Tu, invece? Per sapere, ma non è per farmi i fatti suoi. Tanto comunque. Va bene. Andiamo a parlare con il... pilotino, che non è Pino, ma... dobbiamo andare... Ma c'è una mappa che io non mi ricordo. Sì, ok, la mappa c'è. Capsule. Noi dobbiamo scendere... Ufficio del capitano. Sì, immagino che possiamo... Cioè, in realtà non so come si faccia a spippolare tra i piani. Mo' vediamo, perché... Vediamo quando ci porta, se nella cosa di comando. Sì. E fatemi vedere però bene la hangar veicoli. Non particolarmente, in realtà ci ha portato... Nell'hangar veicoli della Normandy, usando l'armadietto di un membro della squadra, puoi modificare il suo equipaggiamento. Puoi acquistare nuovi equipaggiamenti presso l'addetto ai rifornimenti, che è quell'uomo lì. Mentre qui possiamo andare a farci i fatti degli altri nel loro equipaggiamento. Vabbè, non mi sembra neanche il caso mo andare a spippolare a... Questo lo... Ameremo e lo odieremo. Questo è quando si va a terra. Ma non so se qui abbiano lasciato quella situazione. Ehi, comandante. Sta cercando dei rifornimenti extra prima di entrare in azione? Cos'hai in vendita? Un po' di tutto. Corazze, armi, mod... Non è equipaggiamento standard dell'alleanza, e forse questo è solo un bene. Beh, sempre se si è disposti a pagare. Perché dovrei pagarti per usare il mio equipaggiamento? Questa merce non proviene dall'alleanza. Devo procurarmela di tasca mia e non è certo a buon mercato. Ah. Ho speso una fortuna solo per ottenere le licenze. Senza di esse non potrai avere la merce. E senza merce da vendere sarei disoccupato. Fammi vedere cosa vendi. Subito, comandante. Diamo un'occhiata, va. Allora, costo... Vabbè, comunque, diamo un'occhiatina veloce perché tanto siamo poveri. Già sto vedendo i prezzi delle prime cose. Noi abbiamo 1500 in conto. La cosa più economica è il potenziamento granata. E Medigel. Aumenta di 1 il numero massimo di unità di Medigel. Però questo lo compro. Ok. Ma questo lo devo mettere nel lancia granate? No, non credo di doverlo insinuare da qualche parte. Ok, lo fa in automatico. E dopodiché qua non credo sia il caso andare. Ah no, quello no, è venuto un attimo un flash. Mi dispiace per Jenkins, comandante. E questo è quanto. Vabbè, arrivederci allora, scusa. Mi sia stato molto utile, ma... Damo, se va. Eh sì, almeno un Medigel in più ci sta. Tutto fa brodo. Quello delle granate è relativamente... In realtà potevamo anche comprarlo, tutto sommato, perché costava poco, per l'appunto. Però, sai... Facciamo i tirchi. Dove sto andando, tra l'altro? Ah, stiamo andando giusti. Parliamo col navigatore. Sono contento che tu stia bene, comandante. L'equipaggio è già abbastanza scosso per la morte di Jenkins. Vabbè, noi stiamo bene, ma... Andiamo dal buon Joker, signori. Diciamo di farci parcheggiare nella cittadella. Ottimo tempismo, comandante. Stiamo giusto per arrivare sulla cittadella. Vai, arriviamo alla cittadella, signori. Baluardo dell'umanità, diciamo, degli esseri umani. Quanto è grossa quella nave? È l'Ascension.
L'ammiraglia della flotta della cittadella. Una nave non si giudica dalle dimensioni. Permaloso, Joker. Sto solo dicendo che la potenza di fuoco è più importante. Beh, però è grandicella. Guardate quel mostro. Il suo cannone principale potrebbe sventrare le barriere di qualsiasi nave dell'Alleanza. Dalla nostra parte, allora. Controllo cittadella. Qui SSV Normandy. Richiediamo il permesso di atterrare. In attesa, Normandy. Permesso accordato. Potete avvicinarvi. Vi trasferisco a un operatore dell'Alleanza. Ricevuto, Torre dell'Alleanza. Normandy, chiude. Normandy, qui Torre dell'Alleanza. Dirigetevi alla banchina 422. Questo è un oltraggio. Se i Geth avessero assalito una colonia Turian, il Consiglio sarebbe intervenuto. I Turian non fondano colonie ai confini dei sistemi Terminus, ambasciatore. L'umanità era a conoscenza dei rischi insiti nella colonizzazione della fascia. Che mi dite di Saren? Non potete ignorare uno spettro disertore, bisogna agire! Il Consiglio non ha bisogno di voi, ambasciatore. Il servizio di sicurezza della cittadella verificherà le accuse contro Saren. I risultati dell'inchiesta saranno discussi in un'udienza, non prima. Capitano Anderson, vedo che ha portato con sé metà del suo equipaggio. È che siamo in sento, sono scesi su Eden Prime, nel caso ci fossero delle domande. Ho i rapporti della missione. Immagino che siano precisi, vero? Lo sono. Sembra che il Consiglio abbia deciso di concederci un'udienza. Non sono per niente contenti. Saren è il loro agente migliore. Non gli piace che venga accusato di tradimento. Perché incapiscono una sega. Non me ne starò con le mani in mano solo perché il Consiglio non vuole prendere provvedimenti. Se non fermeranno Saren, lo farò io. Stia calmo, comandante. Ha già fatto abbastanza per mettere a rischio il suo ingresso negli spettri. La missione su Eden Prime era un'occasione per dimostrare le sue capacità. Invece ci ritroviamo con uno spettro morto e una sonda Protean distrutta. La colpa è di Saren, non sua. Grazie per il raid, Splash. Allora, ciao, carissimo. Trovi delle prove a sostegno delle nostre accuse. Da quanto? Altrimenti il Consiglio potrebbe usare tutto questo come giustificazione per escluderla dagli spettri. Venga con me, capitano. Prima dell'udienza dobbiamo discutere di alcune cose. Shepard, lei e gli altri ci raggiungerete alla torre della cittadella, livello superiore. Farò in modo che possiate entrare. E beh, sì, datecelo un passo. Ecco perché odio i politicanti. Spero tutto bene, Splash, grande. Le località importanti sono segnate sulla mappa. Apri il computer missione per accedervi. Ok, allora andiamo a vedere un po' le zone più importanti. Veicolo, negozio, destinazione, squadra, trama, minerale, luogo di interesse, anomalia, macerie, per illustrare. Vabbè, qua abbiamo un luogo di interesse che è questo qui dove c'è Avina. Poi possiamo... Ah, riduce lo zoom, meno di questo non si può fare, va bene. Avina, vabbè, giustamente possiamo consultarla nei vari tablettoni che troviamo in giro. C'è della banca, qui tra l'altro un emporio, camere consorte. Vabbè, lui ci ha chiamato al soffio. Anche qui stessa cosa, Avina. Torre della cittadella. Avina credo che possiamo già consultarla anche per vedere un pochino quello che ci sa dire, che ci può dire anche sulla cittadella, che come detto è un avamposto di un certo livello. Decrittazione semplice. Azzardiamo? Possiamo? Viola. Onesto. Rapporto pattuglia dell'Alleanza. Il capitano Hendrickson ha rilevato delle insolite letture energetiche durante un pattugliamento dell'ammasso Argos Ro. Era preoccupata specialmente per il sistema Hydra, ma è stata richiamata prima che la sua squadra potesse indagare più a fondo. Non sono previsti pattugliamenti in quel settore. Sarebbe il caso di inviare una squadra di ricognizione? Faccia lei. Grazie Robby, grazie a Robby Maderno per il Prime. Benvenuto tra gli sportiveggianti, Robby. Spero primo mese di tanti in mia compagnia.
Allora. Capisco quello che intendi dire, ma queste accuse sono estremamente gravi. Non posso. Scusate. Questa faccenda è estremamente grave. C'è in gioco la mia reputazione. Specie diverse possiamo incontrare. Solamente con lei. E lei ha tradito la mia fiducia. E poi ve lo riporto come sempre sul secondo canale. Nel frattempo cerca di non fare pazzie. Salve, umano. Chiedo scusa, ma sono qui per affari. E ora non posso volgere altrove la mia attenzione. Vabbè, ma noi siamo qui per farci un po' i fatti vostri. Posso fare qualcosa per aiutarti? Risposta allarmata. Hai sentito tutto, vero? Sta andando tutto malissimo. Ed è colpa della consorte Asari. È stata lei a dare inizio a tutto questo. Dimmi che la consorte... Allora, prima... Questa consorte Asari. Curioso. Non lo sai? Deve essere la tua prima volta sulla cittadella. Tutti conoscono Shaira, la consorte. Non posso parlare ancora di questo problema. È una cosa troppo delicata. Basti dire che ha compromesso la mia autorità di diplomatico. E dov'è? Come posso trovare questa consorte Asari? Magari ci andiamo a parlare noi. Si trova dall'altra parte del ponte. I suoi uffici sono facili da trovare. Buona giornata, umano. Grazie, carissimo, è stato veramente molto gentile. Kalin, lei... Qual piacevole incontro. Umano, è sempre bello vedere la tua specie. Sono l'ambasciatore Kalin. Per te una domanda schietta. Secco. C'è qualcosa che posso fare per te oggi? No, grazie. Arrivederci, ambasciatore. Con sincerità... Auguro una buona giornata anche a te, umano. Nel il tuo soggiorno sulla cittadella sia piacevole. Nel mentre però sta pensando, ma vattene a fanculo sto coglione. Ne sono più che convinto di questa cosa. Ma indipendentemente da ciò, noi direi che possiamo andarcene. Allora, il punto di interesse me lo... aspetta che mo qua la cittadella che fante perdi. Hai voglia. Guarda come facciamo le scale noi, non le fa nessuno. Comandi della porta, posso? Per sapere, Benvenuti. Eccola qua, la lì. Posso essere la vostra guida? Il navigatore della cittadella. Salve e benvenuto al Presidium. Il mio nome è Avina e sarò felice di essere la sua guida virtuale in questo livello della stazione spaziale della cittadella. Vabbè, chiediamo il giusto. Auguroni, Lady VT, auguroni. Che cosa intendi dire? Sono un'intelligenza virtuale interattiva, programmata per fornire una guida automatica in determinati luoghi di interesse situati in questo livello della cittadella. Posso essere contattata anche attraverso qualsiasi altro terminale IV del Presidium, se avessi bisogno di assistenza. Guarda, sembra molto Dimmi interessante, ma... Si trova presso il terminale turistico 1 del Presidium. Ai lati di questo locale può vedere le ambasciate delle varie specie della cittadella. Guarda come è interessato. Oltre al quartier generale dell'SSC. Ah no, non vedete, ci sto io, mamma. All'estremità di questo livello potete vedere la torre della cittadella, dove il consiglio si riunisce regolarmente per discutere questioni di rilevanza interstellare. Arrivederci. Arrivederci e grazie per aver usato Avina. Spero che si diverta sulla cittadella. Oddio, non saprei, però... Insomma. Allora, usa il trasporto rapido per spostarti velocemente tra le principali località della cittadella. Esplorando la cittadella sbloccherai progressivamente. Vediamo intanto. Località del Presidium. Torre della cittadella, dove dobbiamo incontrare il buon ambasciatore. E... Però, signori, in realtà arrivati a questo punto, il nostro obiettivo dovrebbe essere, esatto, qui in fondo, la camera del consiglio della cittadella, raggiungi la torre. Qui dovremmo parlare prima con l'ambasciatore, prima di entrare nel consiglio, e poi lì ci sarà il consiglio dove ci andranno ad interrogare. Vabbè, come hanno detto, non è che sto spoilerando più di tanto, però
andranno a chiedere un po' di cose, quello che è successo, visto che stiamo accusando uno spettro, che sono personaggi piuttosto importanti nella gestione dell'universo a questo punto. E quindi il consiglio deve controllare un pochino. Mi raccomando, allora, noi adesso ci salutiamo, non vi perdete il prossimo, non facciamo sta cosa perché mi ricordo che è abbastanza lunghetta, ma dopo ci sarà la vera carne al fuoco, diciamo che la figata inizierà alla prossima live, signori, alla prossima live. Questa qui ve la riporterò magari divisa in due, la prima sul primo canale, poi proseguiremo sul secondo. E mi sta rinfognando questo Mass Effect. Io spero di trovare il tempo, come detto, con le pupette, tutte le altre cose, il trasloco, eccetera, eccetera, per poterlo spippolare un pochino tanto, diciamo così. Vediamo magari in live, qualche live extra, se riusciamo a farla, se vi può garbare o meno. Ma il gioco, signori, è a dir poco spettacolare. Quindi intanto voi continuate a seguire le live che faremo. Oppure, come detto, è un gioco che naturalmente vi consiglio, quindi se siete in dubbio, adesso abbiamo visto praticamente poco e niente, oserei dire. Seguite la prossima, vedete un pochino, ma è una delle saghe, a mio modo di vedere, più belle di sempre. Quindi, insomma, dateci un occhio e dateli anche una bella possibilità.